Almeno 28 persone sono rimaste ferite nel bombardamento russo nella serata del 30 dicembre sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale. A renderlo noto, le autorità dell'omonima regione che hanno fatto sapere che tra i feriti ci sono anche due bambini. Dopo l'attacco russo nella notte, l'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 21 dei 49 droni e 6 missili antiaerei guidati tipo S-300 lanciati dalle forze russe. Il portavoce dell'aeronautica di Kiev ha poi detto alla TV nazionale che la Russia ha lanciato circa 3.800 droni kamikaze contro l'Ucraina dal settembre del 2022. Per il Ministero della Difesa russo, le forze armate di Mosca hanno colpito centri decisionali e installazioni militari a Kharkiv, in rappresaglia per l'attacco di sabato sera alla città russa di Belgorod da parte dell'Ucraina. Kiev ha invece riferito che a Kharkiv sono stati colpiti edifici residenziali, bar e un hotel dove alloggiavano alcuni giornalisti.